E anche oggi parliamo di dighe. E dato che in tanti mi state chiedendo di raccontare la diga del Vajont, io lo faccio apposta e vi racconto storie di altre dighe. No, scherzo, è che anche in questo caso ho trovato molti commenti che mi chiedevano questo racconto. Io l'ho approfondito un po' e in effetti devo dire che si tratta di una storia molto interessante. Anche perché prima del Vajont ci sono altre storie da raccontare. Una è quella della diga del Gleno che vi ho già raccontato e l'altra è quella che vi racconto oggi, ossia quella della diga di Molare. E guardate che me l'avete chiesto in tanti, ovviamente io non riesco a citarvi tutti, ma ringrazio Roberto Formento, Davide, David Lavezzo, Roberto Di Masci, Paolo Biancucci, e ho sicuramente dimenticato qualcuno, vi chiedo scusa, ma eravate veramente in molti. Ma soprattutto devo ringraziare Iuri Rinaudo per il materiale che mi ha inviato. Anzi, a dire il vero, questo è proprio un video fatto a quattro mani. Il racconto infatti è il frutto di una nostra collaborazione. Iuri non solo mi aveva chiesto di parlare della diga, ma si era anche offerto di darmi una mano con il materiale. Figuratevi se non accetto. E quindi Iuri è partito in moto, ha raggiunto la diga, solo che non è riuscito a salire fino in cima, dato che il sentiero che ci arriva è praticamente introvabile. Lui si è arrampicato, ma non ha trovato la strada e solo dopo ha chiesto a alcune persone che abitavano nel paese e ha scoperto che in pratica, senza una guida del CAI, lassù non ci arrivi. Sembra che ci sia anche un torrente da guardare, anche con un ponte che tra l'altro è inservibile. Nel 2025 ricorreranno i 90 anni della tragedia. Ci auguriamo che l'amministrazione comunale magari approfitti di questo anniversario per rendere l'accesso alla diga più agevole, anche perché a me piacerebbe andare a vederla, visto che ne ho parlato, no? Vorrei vedere cosa è rimasto di quell'impianto. Insomma, Iuri non è riuscito nel suo intento di mandarmi le immagini, ma mi ha aiutato molto con la ricerca e con tutta la documentazione necessaria. Ed eccoci qua quindi, un'altra storia, un'altra tragedia evitabile. Questa storia inizia nel 1895, quando il professor Luigi Zunni, un ingegnere che in seguito tra l'altro diventerà il rettore del Politecnico di Milano, inizia a pubblicare una serie di progetti di fattibilità per lo sfruttamento idroelettrico delle acque dell'Alta Valle Orba. Questi primi progetti non prevedono l'utilizzo dell'acqua per produrre elettricità, ma solo a scopo idropotabile. E arrivano subito le prime critiche, perché i beneficiari di questo utilizzo non sarebbero stati gli abitanti del luogo, dato che l'invaso doveva servire ad approvvigionare i cittadini liguri. Nasce quindi un consorzio per la tutela dei diritti dei comuni della Valle dell'Orba, e con a capo tra l'altro il sindaco Matteo Pesce, il sindaco di Ovada, che prende in mano proprio le redini della protesta. La soluzione che viene trovata è una sorta di compromesso che vede i cittadini liguri approvvigionarsi dell'acqua del bacino, mentre quelli della zona avranno la possibilità di sfruttare l'impianto per avere della corrente elettrica. L'ingegner Zunini, amministratore della società Forze Idrauliche della Liguria, prende in carico queste modifiche, producendo una serie di nuovi progetti, e tra questi ecco comparire per la prima volta nel 1898 la diga di Bric Zerbino, che doveva essere realizzata in località Origlietto, nel comune di Molare. Ma ci vuole qualche anno per definire i particolari. Nel 1912 ecco arrivare la prima concessione per la produzione di energia elettrica da destinare alla ferrovia Ovada-Acqui Terme. Sono voluti solo 14 anni. Il progetto è facilmente spiegato. La SFIL, cioè la Società Forze Idrauliche Liguri, realizzerà presso il Bric Zerbino una diga alta 33 metri. Ma la concessione incontra subito delle problematiche fiscali e burocratiche, quindi decade. In pratica, la società Forze Idrauliche della Liguria mal digeriva il fatto di dare corrente elettrica gratis alla cittadinanza, oltre tra l'altro al fatto di dover costruire una strada per Olbicella. Stringi stringi, il problema era legato alla costruzione di un ponte sul rio Amione, un affluente del torrente Orba. La concessione quindi viene ritirata e presa in mano dalle Officine Elettriche Genovesi, che per prima cosa annulla tutti i precedenti accordi fra le parti. Ma l'ingegner Zunini non viene estromesso, dato che faceva parte del consiglio di amministrazione della società subentrata. Zunini a questo punto si trova per le mani un sacco di soldi per realizzare l'opera, dato che le Officine Elettriche Genovesi facevano parte del gruppo Negri, che era una società controllata dalla Edison di Giacinto Motta, un colosso dell'energia a livello europeo. Inoltre, come si diceva, a questo punto lui era libero da tutti i vincoli precedentemente stipulati con le popolazioni locali. E come sempre accade in questi casi, il progetto iniziale viene radicalmente cambiato. L'invaso viene più che raddoppiato, da 9 a 18 e passa milioni di metri cubi, e la derivazione dell'acqua aumenta da 1,3 a 24 metri cubi al secondo.
anche la potenza nominale è aumentata di circa 20 volte. Ovviamente l'acqua andrà a sommergere aree usate dagli abitanti del posto come pascoli, nessun problema, si espropriano. Per ottenere questi risultati però sarà necessario alzare lo sbarramento di 14 metri portando la diga ad un'altezza di 47 metri. Quello che praticamente resterà invariato saranno la disposizione degli elementi progettuali e lo spessore e la curvatura dell'opera. Il nuovo progetto viene redatto dall'ingegner Vittorio Gianfranceschi, al quale viene anche affidata la direzione dei lavori, anche se la supervisione complessiva resterà allo stesso ingegner Zunini. Però scoppia la Prima Guerra Mondiale e i lavori subiscono un terribile rallentamento a causa della mancanza di materiali e di manodopera, e quindi noi dovremo aspettare il 1922 per vedere ripartire di gran carriera i lavori, che nel primo biennio subiscono un'accelerazione incredibile, anche grazie alla nuova direzione dell'ingegner Tito Gonzales. Anche qui, come a Egleno, in fondo la popolazione è contenta dell'opera. Arriva lavoro, arrivano soldi, e dopo la guerra trovare un lavoro vero come operaio in un cantiere diventa un po' il sogno di tutti. In 3 anni l'impianto è pronto ed entra in funzione. Siamo nel gennaio del 1925. In realtà i lavori non sono ancora completati del tutto, ma non importa, sono ad un punto tale che si riesce a partire. Tecnicamente si tratta di una diga a gravità ad andamento plano altimetrico ad arco di cerchio. Quota massima dell'invaso 322 metri sul livello del mare. La diga è dotata di 12 scaricatori superficiali con una portata di 500 metri cubi al secondo ad innesco automatico. Significa che se il livello dell'acqua avesse superato per qualche motivo la quota di 322 metri, questi scaricatori si sarebbero attivati per ridurre immediatamente il livello dell'acqua. C'è però un piccolo problema. La diga, col nuovo progetto, è stata alzata di 14 metri e questo ha provocato l'innalzamento del piano dell'invaso. Poco distante dalla diga c'era però un avvallamento del terreno tra due crinali dove si formava una sella, la sella Zerbino. In questo punto l'argine naturale si trovava a una quota inferiore rispetto a quella di massimo invaso. L'acqua quindi, in questo caso, avrebbe traboccato. Si decide quindi di costruire in quel punto una diga secondaria, un muro di cemento lungo un centinaio di metri e dell'altezza appunto di 14 metri. Roba da ridere rispetto all'opera originale, no? L'opera principale più a valle. Un'opera da realizzare però rapidamente per permettere la messa in funzione dell'impianto. Lo sbarramento quindi viene costruito in modo un po' sbrigativo, senza neppure procedere con nuove indagini geologiche. In fondo si tratta di costruire un muro vicino alla diga principale. La roccia sulla quale avrebbe appoggiato non sarebbe stata molto diversa. Si tratta sicuramente, come si legge nei documenti dell'epoca, di solida roccia. Se la prima idea era quella di procedere con la costruzione di un'opera in calcestruzzo armato per limitare i costi e procedere più rapidamente, alla fine si opta per uno sbarramento a gravità. La roccia solida autoctona avrebbe dato stabilità al tutto. Faccio notare a questo punto che, a un anno dall'avvio dell'impianto, il genio civile di Alessandria facesse formale richiesta alla OEG per avere il progetto definitivo dello sbarramento. La solita prassi, vista anche per la diga del Gleno, ma anche per quella successiva del Vaillant, i privati decidono di costruire, ma non mandano mai i progetti, sicuri che tanto poi verranno comunque approvati, e certi del fatto che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di fermare i lavori. Quindi tra il 1922 e il 1924 si procede alla cremente ai lavori. Si gettano le due pareti di calcestruzzo e si riempie l'intercapedine con materiali di recupero. Ma ecco le prime sorprese. Quel terreno è estremamente permeabile e una volta riempito il bacino, ecco che iniziano a presentarsi le prime infiltrazioni d'acqua. Infiltrazioni che sono facilmente visibili all'interno della sella rocciosa sulla quale era stata realizzata questa opera secondaria. Nel 1924 arriva un'ispezione della Commissione Controllo del Gleno. Questa commissione era stata infatti costituita con un decreto ministeriale dopo il disastro del Gleno del 1923. La commissione visita l'impianto e nota le perdite. I tecnici della OEG assicurano che provvederanno a impermeabilizzarle. Si effettuano quindi delle iniezioni di cemento nel terreno al fine di compattare e impermeabilizzare, ma questi lavori avranno scarsi risultati. Con i due sbarramenti completati, il lago può essere riempito e al massimo livello raggiunge i 5 km di lunghezza e nella parte più larga circa 400 metri di larghezza. Al massimo invaso contiene 18 milioni di metri cubi di acqua e viene ribattezzato Lago di Origlieto. Insieme agli sbarramenti viene anche costruita una centrale elettrica a circa 3 km dalla diga, alimentata dai condotti scavati nella roccia e da una condotta forzata costruita da tubi d'acciaio che portavano acqua dal bacino.
La diga inizia a funzionare nel 1925, anche se devo ricordare che le autorità, a questo punto, sono ancora in attesa dei progetti di variazione che sarebbero serviti per il collaudo. Verranno consegnate, sì, l'anno dopo, nel 1926, ma è una storia già vista, anche nel disastro del Gleno, più avanti la vedremo anche al Vajont. E qui però devo fermarmi un attimo perché devo vestire i panni del geologo. Vi dicevo prima che l'assunto col quale si stava procedendo alla costruzione dell'opera fosse che il terreno circostante, la diga, fosse tutto simile a se stesso. Purtroppo non era così. Per spiegarvelo però dobbiamo fare un piccolo passo indietro di una settantina di milioni di anni. Sì, lo so, la prendo un tantino larga, lo capisco, ma non preoccupatevi, me la sbrigo in fretta. Le rocce in località Origlieto risalgono infatti al Cretaceo superiore, periodo nel quale iniziò un movimento della placca africana verso quella euroasiatica. Le terre emerse dei due continenti all'epoca erano separate da un mare, il bacino ligure-piemontese, alla base del quale era presente una copertura sedimentaria. Le due placche, a causa della deriva dei continenti, si avvicinano e il bacino ligure-piemontese un po' alla volta si chiude. La crosta di questo bacino sprofonda posizionandosi sotto la placca africana e tale movimento determina delle variazioni mineralogiche importanti a causa del fatto che quei materiali vennero sottoposti a pressioni estremamente elevate. Questi movimenti proseguiranno per circa 5 milioni di anni fino alla collisione tra la placca africana e la placca euroasiatica. In questa fase, i materiali che appartenevano al bacino ligure-piemontese riemergono dalle profondità, ma molto diversi da come erano in precedenza, e si dislocano in falde, ossia in unità strutturalmente differenziabili. Tra queste ci sono le unità del gruppo di Voltri che caratterizza proprio il terreno del settore della località Origlieto. Questo movimento della placca africana prosegue ancora per alcuni milioni di anni, provocando importanti spostamenti e corrugamenti nelle unità riesumate. I materiali che compongono il gruppo di Voltri e che caratterizzano tutta l'alta valle Orma fino a Molare sono quindi rocce metamorfiche, una composizione strutturalmente estremamente complessa caratterizzata da un grande numero di faglie molto diverse tra di loro. I materiali presenti, quindi, possono essere a loro volta molto diversi tra di loro. In pochi metri, insomma, si possono trovare strutture solide e compatte, ma anche fogliettate, che se bagnate hanno addirittura un comportamento saponoso. Strutture altamente fratturate, friabili e permeabili, attaccate ad altre compatte, resistenti ed impermeabili, insomma. Perché vi dico tutto questo? Per evidenziare il fatto che costruire una diga in una zona come questa non può prescindere da indagini geologiche molto precise e puntuali, dato che la roccia cambia anche a distanza di pochi metri. Una discontinuità strutturale all'interno di un ammasso roccioso anche compatto rappresenta il punto di debolezza che in determinate condizioni può causarne la rottura. Se queste indagini fossero state fatte, ci si sarebbe accorti che nella zona della sella, dove è stata costruita la diga secondaria, queste discontinuità strutturali erano presenti. Insomma, la roccia dove è stata costruita la diga secondaria è totalmente diversa da quella dove era stata costruita quella principale. Mi si chiederà se negli anni 20 del secolo scorso le tecniche geologiche fossero abbastanza evolute da effettuare sondaggi di questo tipo. E la risposta purtroppo è sì. Le tecniche di sondaggio e carotaggio erano già ben conosciute e utilizzate, solo che non erano obbligatorie. Ma un primo esame geologico in realtà era stato fatto ad opera del professor Salmo Iraghi del Politecnico di Milano. Questo esame aveva dato un risposto chiaro. Il substrato geologico dell'area è composto da rocce compatte e impermeabili, scrive così. Solo che si sono accontentati di questa analisi senza ripeterla in fase di progettazione esecutiva, soprattutto della diga secondaria. Fanno una variazione del progetto e allegano come analisi geologica una sorta di fotocopia di quella che già avevano in mano. La perizia, guarda, sono 5 paginette striminzite, conclude in modo molto chiaro e cito: «Oso dire che in qualsiasi punto di questa regione può con sicurezza impiantarsi uno sbarramento». E di seguito: «Anche rispetto all'impermeabilità intrinseca della roccia non possono nascere dubbi». E infine: «Le osservazioni fatte nelle cave, nelle miniere, nelle gallerie comprovano che lo stato di fratturazione esterna delle rocce va gradatamente scemando in profondità». E io non so voi, ma a me quando mi trovo di fronte a certezze granitiche, aggettivo in questo caso doveroso, mi sorgono sempre dei dubbi. A me la troppa certezza mi ha sempre convinto poco. Però evidentemente deve aver convinto le officine elettriche genovesi, che proseguono i lavori senza più farsi nessuna domanda, neppure quando vedranno zampillare acqua dalle rocce vicine alla diga secondaria, una volta riempito l'invaso.
ma l'opera, dicevamo, ormai è completa e sta funzionando. La centrale elettrica si trova in località Cerreto, che è una frazione di Madonna delle Rocche, a circa 4 km in linea d'aria dalla diga. L'acqua veniva convogliata in un pozzo piezometrico attraverso una galleria scavata nella roccia. Questo pozzo si trovava su un rilievo sopra la centrale stessa. Da questo pozzo poi partiva una condotta che arrivava alla centrale. Il pozzo piezometrico è una componente essenziale per una simile opera. E di fatto è un buco verticale del diametro di una decina di metri e profondo circa 40. Quando viene aperto il rubinetto dell'acqua, prima che questa arrivi, arriva un'onda di pressione molto forte. È il cosiddetto colpo di ariete. È la stessa cosa che può accadere a noi sommozzatori prima di immergerci se non abbiamo l'accortezza di allagare i padiglioni auricolari sotto il cappuccio della muta. Questa onda di pressione a noi sommozzatori può lesionare i timpani, nel caso di una centrale elettrica può divellere le saracinesche. Nel pozzo piezometrico entra l'acqua che si solleva e dissipa la pericolosa sovrappressione. Quindi, pozzo piezometrico, condotta forzata, si arriva quindi alla centrale vera e propria. Una centrale, quella della diga di Molare, capace di sviluppare, grazie alle sue turbine, una potenza di 14.000 kV. A valle della centrale poi c'era la cosiddetta diga di compensazione, che aveva la funzione di regolare i flussi idrici a seguito della restituzione dell'acqua da parte della centrale. Sopra questa diga passava una piccola strada che portava a Battagliosi. Di fianco a questa diga si trova la casa del guardiano, a Benedeguz. L'estate del 1935 era stata molto simile all'estate di quest'anno, un'estate calda con pochissime precipitazioni che aveva creato non pochi problemi ai contadini che vivevano nella Valle Orba. Raccolti e allevamento erano attività in crisi quell'anno a causa della forte siccità. La crisi idrica però ha avuto anche un forte impatto anche sulla produzione di corrente elettrica, dato che la direzione aziendale delle officine elettriche genovesi aveva dovuto programmare un drastico taglio della produzione. Gli scarichi della diga erano stati chiusi e il torrente che accoglieva quelle acque era praticamente in secca. Alle 6.30 del 13 agosto tutti però sentono un rombo di un forte tuono e tutti gli sguardi si sollevano in alto speranzosi verso sud, verso i monti sopra i quali era visibile un'enorme nuvola nera che si muoveva spedita verso nord. Finalmente la pioggia, pensano in molti. Alle 7.30 però si aprono letteralmente le cataratte del cielo e si abbatte su Molare e Ovada un vero e proprio nubifragio. Mi rendo conto che, se parlo in modo così generico, non posso dare la precisa idea di cosa si sia trattato. Nel bacino dell'Orba cadranno più di 35 cm di pioggia in meno di 8 ore. In località Lavagnina si parla di 55 cm nello stesso arco di tempo. A Masone cadono quasi 40 cm di pioggia. Erano due secoli che in tutta Europa non si registrava una precipitazione di questa intensità. In 24 ore cadrà il 30% dell'acqua che di solito cade in un intero anno. Si sono calcolati circa 15 metri cubi di acqua ogni chilometro quadrato. Alle 9 il livello del lago si è alzato di una dozzina di metri e più giù nella valle i torrenti hanno iniziato a ingrossarsi e cominciano a dare anche le prime preoccupazioni. Dicevamo che gli scarichi della diga sono chiusi quella mattina, ma a Benedeguz, ricordate il guardiano, si accorge che il livello dell'invaso si sta alzando rapidamente. Vengono attivati i sifoni e gli scaricatoi di superficie, vengono aperti al massimo e a Ovada se ne accorgono subito perché vedono il torrente crescere molto rapidamente. Ma non se ne preoccupano. La popolazione conosce bene il comportamento capriccioso di quel torrente. In tutti era ancora vivo il ricordo dell'alluvione del 1915. Alle 9.30 però si presenta il pericolo di esondazione. Un'ora dopo, il guardiano e il personale della centrale elettrica si vedono costretti ad attivare la valvola a campana, che però funziona solo per qualche minuto. Il fango e i detriti che si stavano accumulando sul fondo del lago la bloccano. Alle 10.30 si apre anche la valvola di alleggerimento, che si trova sul fondo del lago, dato che le scaricatoie di superficie evidentemente non bastano. Ma dopo circa un quarto d'ora, Abele si rende conto che quella valvola non funziona bene. Probabilmente anche in questo caso i detriti che arrivavano sopra la stavano intasando. Alle 11 l'Orba stava già esondando in vari punti, in alcune località si preparavano addirittura ad evacuare. Alle 12.30 l'acqua inizia ad uscire sopra le due dighe. Il termine tecnico si dice stramazzare. Le due dighe sono alla stessa altezza topografica e quindi l'acqua inizia a uscire da entrambe ovviamente nello stesso momento. È una scena spaventosa, La diga non si vede più, si vede solo una grande distesa d'acqua e una grande cascata. E qui, dopo aver fatto il geologo, dovete permettermi di fare anche un po', diciamo, l'idraulico. La tracimazione di una diga è la prima cosa da evitare, per tre ragioni principali. La prima, la più evidente, è che provoca danni alle sovrastrutture della diga.
La seconda è che si deve sempre evitare che l'acqua cade alla base della diga. Se ci fate caso, gli scolmatoi, i sistemi di scarico dell'acqua non vanno mai a buttare acqua sulla base della diga, ma fanno sempre defluire l'acqua qualche metro più in là, più a valle, in posti tali dove l'erosione dell'acqua non comprometta la tenuta alla base della diga stessa. La terza è che se l'acqua supera la diga, tu perdi il controllo e la regolamentazione delle acque. Da quel momento in poi sarai in balia dell'acqua. Questa è la situazione nella quale viene a trovarsi Abele de Gutz. È impotente, non può più fare nulla, vede l'acqua alzarsi ancora e quindi si rifugia nella casetta del guardiano che era di fianco alla sommità della diga, ma vede l'acqua che aumenta, entra addirittura al pian terreno di casa sua e allora decide di rifugiarsi in alto, sul tetto. Tanto piove fortissimo e l'acqua sale ancora. A questo punto sta passando un metro sopra la sommità della diga e sono attimi di terrore per il guardiano. Questa situazione, tra l'altro, causa l'immediata interruzione della linea telefonica esistente presso la centrale di Molare. Per darvi un'idea di quanto l'acqua crescesse rapidamente, vi riporto la dichiarazione del custode al processo. Lui dirà che alle 10 il lago si trovava a quota 318 metri e io vi ricordo che in quella diga la quota massima dell'invaso è 322 metri sul livello del mare. Siamo 4 metri sotto. Poi racconta a Bele di un momento di respiro. Dice che il temporale si era calmato verso le 10.45, proprio nel momento nel quale l'acqua aveva raggiunto l'altezza fatidica di 322 metri. Alle 12.30 ecco che l'acqua inizia a superare la diga e stramazza al di sopra di essa. In quel momento l'uragano decide bene di riprendere potenza e la pioggia aumenta ancora. E quindi la situazione peggiora ancora. Alle 13 l'onda che stramazza sulle dighe è di 2,5 metri. Il guardiano non sa più cosa fare. Vengono quindi avvertiti le autorità locali e il genio civile di Alessandria, che si è di fronte a un pericolo imminente. Alle 13.15 improvvisamente Abele vede il livello del lago abbassarsi da 15 di metri. Lui subito non riesce a capire il perché di questa repentina riduzione. Poi però realizza: è crollata la diga secondaria. Ed è il disastro. La seconda diga e tutta la sella Zerbino sono collassate sotto la spinta di quella enorme massa d'acqua, una massa stimata tra i 20 e i 25 milioni di metri cubi. Una massa d'acqua che quindi crea un'onda alta circa 20 metri e larga 2 km che inizia a scendere la valle. Di fronte a Sella Zerbino c'era una cascina con licenza di ostello. I proprietari riescono a fuggire, risalendo, verso il versante della montagna, ma una o due persone, le cronache in questo senso sono contrastanti, rifiutarono di andarsene, dato che erano stanchi, erano appena arrivati all'ostello, volevano riposare. L'edificio venne prima demolito dallo spostamento d'aria e poi spianato dall'onda. E i corpi di quelle due persone, una o due persone, non verranno mai più ritrovati. La massa d'acqua a questo punto procede spedita fino a raggiungere le località Marciazza e Isole, e quella qua non fa particolari danni perché la prima era protetta dalla conformazione della montagna stessa e la seconda si trova rialzata rispetto al piano di scorrimento dell'onda. Poi però il passaggio si restringe all'altezza del canyon di Molare. Le sponde di questo canyon sono alte meno di 10 metri e l'onda lo salta via direttamente, dilavando le pareti boschive. Poco distante si trovava la centrale elettrica. Si trova poco sopra il greto del torrente, viene investita in pieno. L'acqua passa e della centrale resteranno soltanto alcune rovine e le quattro grandi turbine in ghisa che erano saldamente ancorate alla roccia. La foto che state vedendo è stata scattata da una persona arrivata qualche ora dopo dove si trovava la centrale. Si vede una specie di geyser, alto una trentina di metri, e l'acqua che scorreva nella condotta forzata, che libera di scorrere, scarica sulle rovine della centrale. La diga di compensazione, poco sotto, viene sfondata, così come la casa del guardiano che per miracolo riuscì a salvarsi con tutta la famiglia. Non fu altrettanto fortunato il padre di Abele de Gutz, che si trovava con un amico nei pressi del torrente. Lui, a differenza dell'amico, non sa nuotare e sparirà tra i flutti. Il suo cadavere verrà trovato 30 anni dopo, verrà riconosciuto grazie a un anello che portava al dito. L'onda, a questo momento, incontra un territorio non urbanizzato e quindi non miete vittime. Arriva nei pressi di Molare, che però è edificato ad un'altezza di 30 metri superiore all'alveo e quindi si salva. Mi immagino cosa debbano aver provato gli abitanti vedendo l'onda investire il ponte. L'onda passa e lo inghiotte completamente. Di questo ponte, alto 12 metri e lungo 120, rimarranno solo i piloni e qualche parte che componeva gli archi. Quando parlo di onda, ovviamente, voi non dovete pensare solo all'acqua. Una massa del genere, che scorre lungo una valle, si porta dietro tutto quello che distrugge. Alberi, pezzi di costruzioni, qualcuno vede distintamente anche passare pezzi di diga.
E poi via ancora distruggendo, prima un mulino, poi un altro ponte, poi delle piccole dighe, poi ancora altri mulini. Fabbricati che di fatto vengono totalmente spianati, come il ponte della ferrovia, alto 20 metri e lungo 150. La struttura in ferro viene sradicata dai piloni, mettendosi a rotolare come fosse un tronco d'albero per centinaia di metri. Non verrà mai più trovato. La fortuna volle che il treno locale Genova-Acqui sbagliò la coincidenza dell'onda di circa 8 minuti. Fino ad ora, nonostante tutto, siamo ancora stati fortunati. L'onda ha distrutto tutto, ma ha provocato, se mi passate l'espressione, solo una decina di morti. Dopo il ponte della ferrovia, però, l'acqua prosegue il suo corso. Prima di arrivare a Ovada, l'acqua incontra località Ghiaia, Rebba e Monteggio. Vengono distrutte, oppure gravemente lesionate. Monteggio, soprattutto, viene raso al suolo. Troveranno la morte lì 7 persone. A Rebba, che si trova di fronte dall'altra parte rispetto al torrente Orba, va peggio. I morti saranno 13. Poi tocca a località Geirino, altri 4 morti. L'onda sta per arrivare a Ovada, ma incontra la Rocca delle Anime, un bastione inamovibile. L'acqua sbatte violentemente e rimbalza, salvando il ponte stradale di San Paolo, che viene colpito solo in parte. Anche il ponte ferroviario della Veneta resiste grazie all'ampiezza delle sue arcate, che probabilmente offrirono poca superficie all'onda. E l'acqua continua a spazzare tra paesaggi aperti, massicci che tentano di bloccarla, deviando nel corso. L'onda arriva alle porte di Ovada e si scaglia contro il ponte che univa Piazza Castello al borgo e lo demolisce. Pochi minuti dopo, sono le 14:15, l'onda investe in pieno il borgo di Ovada, separato dal centro storico dal torrente Orba. Il borgo era una sorta di cittadella autosufficiente, era un quartiere di contadini che, dato il brutto tempo, se ne stavano chiusi in casa. Per molti non ci fu scampo. Le abitazioni investite dall'acqua si aprirono come libri, morirono in 65. Ma l'acqua non si ferma e raggiunge la confluenza con l'Ostura, che è anche lui in piena a causa delle piogge. L'Ostura trova il percorso sbarrato da questo enorme muro d'acqua e quindi, non riuscendo a scaricare la propria portata, rimbalza indietro per 1,5 km, abbattendo il ponte di Belforte. L'onda intanto supera Ovada e si unisce a questo punto all'Ostura e si riversa nell'ampia vallata, cancellando di fatto tutte le principali vie di comunicazioni, stradali e ferroviarie. Arriva a fare danni fino alle contrade dei comuni di Predosa, Silvano d'Orba e Capriata. A Predosa muoiono altre 4 persone. Più avanti l'acqua inizia a rallentare, ma si allarga e nei comuni di Fresonara, Basaluzzo, Bosco Marengo, Casal Cermelli arriva a rompere gli argini e ad allagare centinaia di ettari di campi, devastando ancora altre cascine. La pioggia si fermerà attorno alle 14:30 del 13 agosto. Il giorno dopo si sparge ad Ovada la notizia che la diga principale si era rotta. Si sparge quindi rapidamente anche il panico e molte persone lasciarono le proprie case fuggendo sulle vicine colline. Era una notizia falsa, messa in giro probabilmente da sciacalli che volevano il campo libero, forse per poter portare a termine dei furti nelle case lasciate vuote. Ma cosa volete, la madre degli imbecilli è sempre incinta. La notizia rientra e la cittadinanza viene tranquillizzata abbastanza rapidamente. E anche i soccorsi arrivano rapidamente. Accorrono il prefetto di Alessandria col federale, arriva il generale Azzarito, comandante del Genio, assieme a 200 soldati di artiglieria da campagna, poi i pompieri e tanta gente comune che vuole dare il proprio contributo. Il 15 agosto già si tengono i primi funerali delle prime 70 vittime davanti a una folla di 40.000 persone. Presente il segretario del partito fascista Starace, e in seguito arriverà anche Vittorio Emanuele III a visitare i luoghi della tragedia. Le ricostruzioni iniziano praticamente subito. Ponti e strade necessarie per garantire la mobilità della cittadinanza vengono realizzati subito o riparati molto in fretta. In alcuni casi si è anche fortunati, come nel caso del ponte della ferrovia di Molare. Venne ripristinato in tempi record perché la nuova struttura era già presente alla stazione di Molare, dato che era già stato previsto il restauro di questa struttura. Per andare incontro al grande numero di senza tetto e sfollati, si costruiscono i cosiddetti casoni, che sono dei fabbricati multifamiliari che vengono montati sia a Ovada che a Molare, e alcuni di questi fabbricati mi risulta che siano abitati anche oggi. È ovvio che in casi come questi una delle priorità sia quella di capire che cosa è successo, perché è avvenuto un disastro simile, e ci mette 24 ore il ministro dei lavori pubblici ad istituire una commissione tecnica e a mandarlo sul posto. La commissione visita il posto e verbalizza che la diga principale si trova in perfetto stato di conservazione, ma che la diga secondaria era stata edificata su una roccia non adatta, dato che risultava, come detto prima, fragile e con delle fessurazioni che la rendevano instabile e non impermeabile alle infiltrazioni d'acqua.
Ci si ricorda a questo punto anche del fatto che queste criticità erano state comunicate alle officine elettriche genovesi, che evidentemente non avevano fatto abbastanza per risolvere il problema. Il 28 agosto, quindi, il podestà di Ovada emette un'ordinanza che intima alle officine elettriche genovesi di provvedere al risarcimento dei danni. La OEG naturalmente si oppone, mette in piedi un gruppo di tecnici di tutto rispetto e presenta immediatamente un ricorso. La responsabilità della tragedia, sostengono, non è loro, ma delle eccezionali condizioni meteo che si erano verificate. E cercano anche di rigirare la frittata e denunciando lo stesso podestà, dato che secondo loro la sua ordinanza andava contro la legge e contro lo Stato. E parte il processo. Gli imputati sono 12 e sono tutti dirigenti o direttori delle officine elettriche genovesi, e in più ci sono i tecnici Volonino e Grillo, addetti alla centrale. L'accusa per gli ultimi due era quella di aver omesso le segnalazioni del pericolo del disastro. Insieme al processo partono anche una serie di studi sulle stazioni pluviometriche della zona, volute tra l'altro fortemente dalla OEG. Io sono andato a leggerla, la relazione tecnica redatta dal professor Giulio De Marchi, ordinario di idraulica al Politecnico di Milano, e credo che i punti da sottolineare siano quattro. La pioggia caduta quel giorno era stato un evento eccezionale che De Marchi definisce senza precedenti a memoria d'uomo. Confronti con altre piene, ad esempio quella del 1915, possono evidenziare ancora di più la portata enorme di questo evento. Secondo punto, l'impianto di Origlieto era stato progettato a regola d'arte. Poi dice che gli scarichi erano più che sufficienti a smaltire l'acqua in eccesso, in tutti i precedenti eventi di piena avevano funzionato perfettamente. E infine dice che è vero che la valvola a campana non aveva funzionato, ma era un fatto del tutto irrilevante, dato che non avrebbe modificato la situazione. Il professor De Marchi conclude la sua redazione dicendo che un evento così eccezionale come quella specie di uragano che si era abbattuto sulla zona non era prevedibile e i sistemi adotti per la costruzione dell'impianto erano corretti. Gli scaricatori sono risultati insufficienti perché le condizioni erano eccezionali, un evento meteorologico che non si era mai osservato in Europa. E ancora, specifica che ci troviamo di fronte ad una dolorosa conseguenza di un evento straordinario che trovò impreparata la tecnica del tempo. Tecnica inevitabilmente determinata dalle nozioni di cui disponeva, ma professata e praticata ovunque e da tutti, compresi i periti. Insomma, una gigantesca sfortuna, un caso imprevedibile. Sono perizie però che pesano il processo, che infatti si risolve abbastanza rapidamente, e il 4 luglio del 1938 arriva la sentenza. Indovinate? Tutti assolti. Si è parlato tra l'altro molto del fatto che la difesa avesse una scarsa competenza tecnico-legale, così come l'inadeguatezza del pubblico ministero. Meglio questo non voglio occuparmi, perché onestamente non saprei come fare, non avrei metri di paragone. Resta la sentenza. Tutti assolti perché un evento climatico simile non era prevedibile. Però ci manca qualche cosa. A questo punto del racconto ci accorgiamo che qualche cosa ci sfugge. Pensiamo al Vajont e abbiamo l'illuminazione. Scusa, i geologi? Quando si parla di dighe, i geologi sono sempre giustamente chiamati in causa. Dov'è la relazione geologica? Ci troviamo di fronte a perizie idrauliche. Quello che mi manca è una perizia geologica. Noi la cerchiamo, ma non la troviamo. Scopriamo che al processo se n'era solo accennato. La diga crollata era quella secondaria, quella costruita senza approfondimenti di carattere geologico, guarda caso proprio quella costruita su un terreno con una variabilità geologica unica nel suo genere. Al processo, dicevo, se ne era parlato per un po', era venuto fuori che quella diga si trovava su un terreno certamente non idoneo a sopportare la costruzione di una diga, ma la OEG si era limitata a declinare ogni responsabilità e la cosa era finita lì. E noi ci troviamo di fronte a un disastro che ha causato la morte di 111 persone, che però ha come unico colpevole il caso, un evento meteorologico eccezionale, la colpa della pioggia. Il fatto che il progetto sia stato ingrandito senza studiare approfonditamente la struttura geologica del terreno non importa a nessuno. 111 persone sfortunate, insomma. Non lo so, ma forse tirare conclusioni in casi come questi non è mai facile. Evento climatico eccezionale? Sicuramente sì. Ma questo nostro modo di vedere non significa che non si possano identificare anche delle precise responsabilità. Responsabilità che secondo noi sono quattro. Innanzitutto, la volontà di alzare il livello dell'invaso di 14 metri. Questa variante del progetto aveva reso necessaria la realizzazione della diga secondaria. Quando la morfologia del terreno ti sta gridando con tutta la sua forza che devi fermarti, che devi accontentarti, se insisti ad andare avanti ti esponi a problematiche che possono essere superiori alle tue possibilità. E il punto 1 porta direttamente al punto 2. Se vuoi modificare in modo così radicale il progetto, devi portare a termine gli studi geologici,
la mancanza di studi geologici è una colpa grave, soprattutto in una zona in cui la variabilità del terreno è così importante. È vero che gli studi geologici all'epoca non erano obbligatori, ma questo fatto non significa che tu non debba farli. In una zona così particolare, anche se non sono obbligatori per legge, ma diventano obbligatori quantomeno per un motivo etico. Terzo punto, gli scarichi della diga erano stati sottodimensionati rispetto alla dimensione dell'invaso. Gli scarichi non furono riprogettati dopo il cambio del progetto, scarichi che potevano andare bene con un invaso di 9 milioni di metri cubi d'acqua, ma se lo raddoppi non puoi pensare di non aumentarne la portata. Senza dimenticare che alcuni sistemi di scarico non funzionarono, sistemi tra l'altro mai più realizzati a causa della loro scarsa efficacia. E infine le fessurazioni. Quelle fessurazioni sulle quali quella diga si posava, che non erano mai state seriamente prese in considerazione. Se vedi l'acqua che passa attraverso la roccia, fatti le domande, domande che probabilmente non conveniva farsi. E noi ci fermiamo qui anche perché è giusto che anche voi traiate le vostre conclusioni. In fondo, a pensarci bene, il nostro compito sarebbe quello di riportare i fatti nel modo più preciso, asettico ed equidistante possibile. È che non siamo molto bravi, soprattutto con l'equidistanza. E la diga oggi che fine ha fatto? È ancora lì, almeno quella principale. Dopo alcuni tentativi di renderla nuovamente operativa fatti negli anni 70, però non andarono in porto, verrà abbandonata e oggi è una sorta di gigante addormentato tra delle pareti montuose, circondata da boschi e selve. Noi vi salutiamo nella speranza che questo racconto sia riuscito a interessarvi. È un racconto che, ci rendiamo conto, ormai appartiene al passato remoto. Anche nei paesi coinvolti dal disastro mi dicono che se lo ricordano poco, soprattutto i ragazzi più giovani. Noi invece, come sempre, non abbiamo voglia di dimenticare, soprattutto quei fatti drammatici che costarono la vita a persone innocenti. E quindi grazie. Grazie di averci seguito fino a questo punto. Al prossimo racconto. Ciao.